Il comune di Montesilvano prosegue nella battaglia contro gli allagamenti alla marina, le frane e le colate di fango al colle in caso di piogge e nubifragi. Il delegato al completamento delle opere pubbliche, Walter Cozzi, ci parla del piano che l'amministrazione sta portando avanti sia lungo la riviera che sul colle. In particolare sarà realizzata una vasca sotterranea di fronte al mercato ittico. Sì, qua verrà realizzato un impianto di sollevamento dove noi andremo a collegare le vie limitrofe, cioè parlo di via Italica, via Liguria e via Valle d'Aosta. Per noi, diciamo, ci ha segnato molto, ci hanno segnato le notti passate insonne perché queste vie erano soggette ad allagamento. Già da qualche anno con l'amministrazione De Martinis ci siamo presi l'impegno ogni anno di stanziare delle somme. E quest'anno, diciamo che tra poco, forse nei prossimi giorni, verrà realizzata la gara d'appalto, i fondi ci sono e sono fondi comunali. Faremo interventi per circa 750.000 euro su questa parte della città che riguarda la riviera, cercando di risolvere questo problema. È un intervento che ci vede molto convinti perché lo abbiamo realizzato già in altre vie, ha portato molti risultati. Entro quanto il piano potrebbe essere concluso? Il nostro obiettivo, che sono certo andremo a realizzare, è quello di chiudere i lavori prima della stagione estiva. Gli allagamenti saranno cosa passata? Diciamo che siamo molto ottimisti perché gli interventi che abbiamo fatto in altre zone, come via Maremma, via Piemonte, per citarne alcune, da quel giorno, diciamo, problemi particolari non ci sono più stati. Certo, questo non voglio rassicurare al 100% perché con i fenomeni che siamo abituati a vedere, magari si potrà verificare qualche allagamento, ma certo quelli sono cattivi ricordi. Nella parte alta della città si sta già intervenendo per prevenire frane e colate di fango. Sul colle di Montesilvano sono in corso interventi per circa 3 milioni di euro, così come stiamo intervenendo sulla zona, diciamo, pedecollinare, interessata, in particolare via Tommaseo. Anche lì era soggetto a molti allagamenti perché scendeva il fosso e andremo a realizzare un lavoro, un'opera anche lì importante, finanziata con il PNRR per 950.000 euro. In questo momento stiamo intervenendo soprattutto su questo settore. I parcheggi qui rimarranno comunque. Assolutamente sì, la vasca verrà realizzata sottoterra, quindi il parcheggio rimarrà quello che è.